Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Buonasera, ho pensato, nella sera del Venerdì Santo, quando tutti celebriamo Nostro Signore che è pronto a lasciarci e a farsi crocifiggere, ho pensato nella sera del Venerdì Santo a che dire, a cosa fare, e l'altro anno ho fatto delle cose così da omileta, da omelia, no? Uno che dice delle cose con un linguaggio sacro. Stavolta vorrei provare a celebrare la Pasqua cristiana con un linguaggio profano, ma spero altrettanto eloquente, spero, non è detto. Guardate un po'. Prima a cercare Gedà con il destro e c'è l'autorete clamorosa di Andrea Masiello. Ecco, il Signore è morto, nostro Signore è morto per redimerci dai peccati. E quell'autogol che avete visto è la rappresentazione, la più incredibile, della natura umana. Il calciatore che si avvicina alla rete, intercetta un pallone che va fuori, diretto alla porta della sua squadra, diretto contro se stesso, contro diciamo, i valori anche simbolici incarnati nella sua maglia nel corso di una specie di derby, e che cosa fa? Devia la via del pallone e la fa infilare nella propria porta per soldi, per soldi. Ora io ovviamente personalmente sono permissivo, perdono, nel senso che è una cosa terribilmente censurabile che va sanzionata ed è spaventosa e rovina una cosa anche importante, una dimensione della vita come quella del gioco. Però è un reato di gioco, è una cosa inferiore ai grandi reati come diciamo, non come valore etico ma come valore reale, ai grandi reati che si compiono nella vita pubblica contro l'interesse collettivo, eccetera. Alla fine è stato deturpato il senso di giustizia che in qualche modo lo sport e il gioco, però è un peccato, ed è un peccato commesso da una persona giovane che ha tutta la possibilità di sostenere se stessa e la propria famiglia con dei redditi non da fame, anzi, che può avere davanti a sé una bella carriera di sportivo, che vive in un ambiente che dovrebbe coltivare l'emulazione competitiva leale, anzi su quello si dovrebbe fondare, e che ha visto prima di lui tanti altri travolti in storie di scommesse, in storie di malversazioni nel mondo del calcio. E il peccato è più forte di noi, non c'è niente da fare, ci voleva proprio e ci vuole ancora in un certo senso la forza rivelatrice di qualcosa che sta sopra l'umano, del divino, per indicarcelo e per riscattarci e redimerci dal peccato. Quel giocatore che ha fatto autogol per soldi, che ha tirato nella propria porta, che ha tradito lo spirito di squadra, se stesso, la sua propria coscienza, i suoi veri desideri, con un desiderio diciamo un po' suggerito dal diavolo dell'inganno, ecco, quel giocatore lì, nel momento in cui si avvicina alla palla, la mette nella propria porta e poi finge di disperarsi buttandosi sulle ginocchia dicendo Dio cosa ho fatto, ecco, quel giocatore era un Giuda, ed è così che possiamo celebrare, se vogliamo, con questo piccolo apologo la nostra Pasqua. Arrivederci a lunedì prossimo, giorno di Pasquetta o lunedì dell'Angelo. Un bacio, buona Pasqua. Parla Londra. Abbiamo trasmesso alcuni messaggi speciali.